Il viaggio di plein air continua, una seconda parte che ci accompagna a conoscere i riti da Bisceglie, Ruvo, Bitonto. Arriveremo a Canosa, dove ascolteremo una corale un po' particolare, e poi c'è San Severo fino a San Marco in Lammis sul Gargano. Un viaggio che continua perché sono i riti della Settimana Santa in Puglia che caratterizzano proprio il dolore, il silenzio, il pellegrinaggio, la presenza di questi confratelli che attraversano le strade di questi paesi e raccontano a tutti, mettono in evidenza a tutti i segni del dolore, i segni della partecipazione alla passione di Cristo. Iniziamo subito da Bisceglie. Bisceglie, siamo a nord di Bari. Bisceglie sicuramente è il luogo in cui, nella piazza principale, sin dalle 6 del mattino, inizia a radunarsi tantissima gente. Sono uscite due processioni, la processione della Madonna Addolorata e la processione del Cristo sotto la croce. È proprio nella centralissima piazza Vittorio Emanuele che, nel momento di maggior silenzio, di maggiore emozione, alle 8 del mattino inizia ad aversi questo incontro lento, lentissimo, in cui la madre si avvicina al figlio, tenta in questo momento di strappare al figlio un bacio. È il momento proprio del bacio, momento di grande intensità che viene vissuto con particolare partecipazione dalla gente di Bisceglie. Poi la processione prenderà la sua strada, con i suoni della banda, con i confratelli. Bisceglie con le sue tradizioni, e non dimentichiamo, per i viaggiatori in camper, Bisceglie è anche il paese in cui si possono assaggiare questi dolci tipici, sono i sospiri di Bisceglie. Viaggio che continua, e pochi chilometri da Bisceglie ci spostiamo a Molfetta. Anche qui confratelli, anche qui processione, anche qui un momento davvero vissuto con intensità, perché sono i misteri. Molfetta, con i suoi riti, ha attraversato un po' tutta la Settimana Santa, ma il Venerdì Santo è il momento di maggiore intensità. Processione solenne, quella dei cinque misteri, con le statue del Cristo nell'Orto degli Ulivi, della Flagellazione, dell'Ecce Homo, del Cristo al Calvario e del Cristo morto. Statue che si muovono lente, statue che rappresentano il dolore, statue in cui c'è la presenza dei confratelli, ma c'è anche la presenza dei piccoli, dei bambini, proprio perché la tradizione della processione, della partecipazione a questi riti, si tramanda di padre in figlio. E da Molfetta ci spostiamo a Bitonto. Ed è nel pomeriggio proprio del Venerdì Santo che si prepara con grande attesa l'uscita della naca, della culla del Cristo morto con l'Addolorata. Un'attesa fuori la chiesa, ma anche all'interno della chiesa, mentre i confratelli sono intenti a preparare proprio l'Addolorata e nello stesso tempo ad accendere con tanta pazienza le 111 candele che fanno da corona proprio attorno all'immagine della Madonna. E infatti è la naca, è il Cristo morto in questa sorta di sepolcro prezioso che esce dalla chiesa del Purgatorio. Tutto avviene lentamente, ma ancora più lentamente è l'uscita dell'Addolorata. Il suono della banda annuncia che c'è silenzio, ed è il silenzio del dolore, di queste marce che accompagnano per le vie del centro storico questo volto, questa donna, queste candele che illuminano il passo in un centro storico al buio, in cui la Madonna avanza portata a spalle. Con la Madonna, con l'Addolorata, con il Cristo, c'è anche il legno santo, nella tradizione proprio della processione di Bitonto. E con il legno santo anche la Sacra Sindone, una delle tre copie realizzata nel 1646. Un viaggio che continua perché da Bitonto ci spostiamo a Ruvo di Puglia. E infatti proprio nel Venerdì Santo, nel pomeriggio, è uscito il Cristo morto, portato a spalle da una ventina di confratelli. È una processione particolarmente sentita nel silenzio di un pomeriggio in cui a stento ci si riesce a muovere nel centro storico.
Ma i portatori, i confratelli, sono abili perché poi il passo è davvero lento. Permette di accompagnare il Cristo morto all'interno della cattedrale. Processione, ma con le altre processioni nella tradizione di Ruvo di Puglia. E sono le statue, i gruppi statuari, anche in questo caso con la processione degli otto santi nel Giovedì Santo. Processioni che hanno percorso nella notte e che percorreranno ancora nel Venerdì Santo le strade di Ruvo di Puglia, con questi gruppi in cui si racconta degli ultimi istanti della morte di Cristo. Ma una curiosità, a un certo punto forse potete trovare per le strade di Ruvo un pupazzo con le sembianze di una vecchia appesa. Beh, il giorno della domenica sarà tagliato o sarà bruciato questo pupazzo o sarà fatto esplodere per dire a tutti che la Quaremma, o meglio la Quaresima, è finita. Ma il viaggio nostro continua, sono i volti di queste donne velate in nero ed è soprattutto la voce, la loro corale, la loro attenzione e partecipazione. Sono le donne ed è il coro della Desolata di Canosa di Puglia. Beh, a Canosa è un'intera città che scende per le strade e partecipa nella processione del sabato mattina, del Sabato Santo. Un coro di tante tante donne, è la processione della Desolata ed è anche il momento più atteso di tutto l'anno. Prende il via dalla chiesa di Santi Francesco e Biagio e percorre lentamente le strade di Canosa. Il coro lo senti da lontano perché ci sono le voci, il canto di queste donne vestite di nero. Sono oltre un centinaio di ragazze, tutte in nero, avanzano strette strette, una accanto all'altra, tenendosi per le braccia e stringendo con la mano il velo per nascondere il viso. Cantano, anzi urlano con tutta la voce che hanno in gola, il canto dello Stabat Mater di Jacopone da Todi. È l'inno della Desolata, un po' adattato secondo le composizioni del Settecento. Un inno suggestivo per coralità, forza, dolore struggente, fino a quando si arriva in piazza. E in piazza c'è lo svelamento finale. Le donne finiscono di cantare, si tolgono il velo e il mezzogiorno del sabato che dice a tutti come un tempo che è la Pasqua della Resurrezione. Da Canosa ci spostiamo verso la Capitanata e saliamo fino a San Severo. Una processione che sin dalla sera del Giovedì Santo diventa pellegrinaggio per i repositori, dove i confratelli fanno quasi da guardia al Cristo e alla statua dell'Addolorata. Statua dell'Addolorata che nel silenzio della notte uscirà proprio a mezzanotte e uscirà in questa forma solenne e maestosa. È il silenzio che avvolge interamente la notte di San Severo. Ma l'appuntamento è quello del mattino, delle 6 del mattino, nella piazza principale di San Severo. Beh, tutto avviene nell'antica piazza del castello. È il momento commovente di quello che dovrebbe essere l'incontro tra la madre e il figlio. È l'Addolorata che è uscita dalla chiesa della Pietà. Le statue pian piano si può vedere in queste immagini che avanzano e pian piano avanzano per poi correre e poi fermarsi, perché in mezzo in questo incontro impossibile si è sollevata la croce. A questo punto le statue riprendono la loro strada in un incontro che non è stato possibile realizzare. È San Severo, siamo a pochi chilometri da Foggia e da San Severo riusciamo poi a salire sul Gargano. Prendiamo la strada che ci porta a San Marco in Lamis. Anche qui, al primo mattino del Venerdì Santo, una lunga processione e un coro di uomini e donne che cantano lo Stabat Mater. Lunga la processione, lungo il percorso, ma nel frattempo si stanno preparando le fracchie. San Marco partecipa così ai riti del sacrificio, del dolore, della morte di Gesù e lo fa con le sue fracchie, queste grandi fiaccole che saranno preparate e poi accese. Fracchia, un nome e una parola dal significato incerto, forse dal latino facula, e quindi indica proprio una fiaccola trasformato poi in farchia o fracchia. Poco si sa in realtà a quando questo rito risalga.
Le fracchie possono essere lunghe fino a 5 o 6 metri. Sono come una sorta di falò, però disposto a cono, e ogni fracchia deve bruciare lentamente perché non si consumi in fretta e nello stesso tempo purificare, riscaldare il cammino per l'arrivo della processione dell'Addolorata. Beh, è questa la Puglia sacra, la Puglia che ci ha accompagnato fin sul Gargano e sui riti proprio di San Marco in Lamis. Itinerario di un viaggio che continua, il consiglio, beh, c'è su Plein Air, la rivista in questo mese in edicola, che ci accompagna nei riti della Sicilia, tra Trapani, Marsala, con le rievocazioni e le passioni viventi. Ma poi c'è anche Civita, e per le aree di sosta, per camper e caravan, e in allegato c'è il Portolano. Occasione per conoscere, per scoprire, ma anche occasione per consultare online il sito www.plenair.it per ulteriori consigli e spunti di viaggio anche nei riti della Settimana Santa. E il nostro consiglio è quello di iscrivervi al canale Plein Air Online su YouTube, proprio per essere aggiornati sui prossimi video, sui prossimi servizi dei viaggi in camper con Plein Air, perché con Plein Air il viaggio in camper continua.